Pregare la Via Crucis è illuminare la nostra vita con la vita di Gesù e lasciare che il Vangelo sia luce ai nostri passi. È la verità del Vangelo che ci raggiunge perché la nostra vita sia una vita conforme sempre di più a Gesù. Perché la nostra vita, ecco, sia una vita di carità, sia una vita trasformata dalla passione e dalla risurrezione di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici, non nelle grandi occasioni, ma nella fedeltà di tutta una vita, rialzandoci dopo ogni caduta. Eroi lo si può diventare per caso, santi no. Vogliamo imparare da te, Gesù, metterci alla tua scuola, la scuola della croce, per essere partecipi un giorno con te alla tua gloria. Prima sosta della Via Crucis. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Essi però insistevano a gran voce chiedendo che venisse crocifisso e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano e consegnò Gesù al loro volere. Ti vedo, Gesù, davanti a Pilato. La regia del male ha ormai portato a termine le sue congiure. Una menzogna dopo l'altra, il tradimento di un apostolo, la paura e la fuga degli altri. E ora solo davanti al tuo giudice, che è interessato alla carriera più che alla giustizia, non teme di consegnarti ai tuoi carnefici. Ancora oggi, uomini e donne, vengono sacrificati sull'altare dell'egoismo e del bieco interesse. Uomini incaricati di amministrare la giustizia non temono di sacrificare gli innocenti, purché l'interesse di pochi non venga toccato. Bimbi, giovani, donne e uomini lasciati alla mercé di mercanti senza scrupoli. Sei tu, Gesù, che di nuovo vieni condannato a morte in ognuno di loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amare, donare, torto. Amare, donare, torto. Amare, donare, tutto se stesso. Amare, donare, tutto. Amare, donare, tutto. Amare, donare, tutto. Donare, tutto se stesso. Seconda sosta della Via Crucis. Gesù è caricato della croce.
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Spogliando Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e lo deridevano. Salve, re dei giudei! Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Dopo la derisione dei soldati, ti vediamo uscire con la croce sulle spalle. Ti è stata caricata sulle spalle da uomini inconsapevoli del tuo amore, ma tu la stringi forte per non lasciarla cadere. Tu sai che quello è lo strumento che servirà a salvare l'umanità, che tu ami più della tua stessa vita. Mi viene un moto di vergogna, Gesù, perché penso a tutte le volte che io ho rifiutato una croce. Mi sono ribellato, ho respinto la sofferenza perché accecato dal mio peccato guardavo solo quello che mi poteva procurare un piacere e non ho saputo donare amore, salvare quel fratello o sorella che cercava in me sostegno e aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio ed ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Perdono, io ti chiedo, perdono, perdono, chiedo solo, perdono, perdono, io ti chiedo, perdono, perdono, chiedo solo, perdono. Terza sosta della Via Crucis. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore. La folla, inferocita e assetata di sangue, ti insulta, ti strattona da una parte all'altra, desiderando aumentare il tuo supplizio, e tu cadi, sbattendo con violenza sul selciato. Certamente qualcuno avrà fatto anche un ghigno beffardo, e il tuo dolore non ferma gli aguzzini. Satana, ancora oggi, si diverte ad aizzare una folla innumerevole per umiliare chi, caduto per debolezza e fragilità sotto i colpi della vita, si lascia da lui stesso trascinare nel peccato. Il diavolo vuole spaventarci con l'enormità dei nostri peccati, perché finché rimaniamo a terra, lui è il trionfatore. Ti guardo, vedo che con fatica ti rialzi, prendo coraggio, non voglio strisciare nella polvere, voglio con te brillare nel cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Io sono con te, nel tuo cuore sono con te. Io cerco te, nel tuo cuore cerco te. Io sono con te, nel tuo cuore sono con te. Io cerco te, nel tuo cuore cerco te. Quarta sosta della Via Crucis. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Quale grande forza ti ha dato in quel momento di immenso dolore incontrare il volto di tua madre, circondato da tanto odio, da indifferenza, disprezzo e irrisione. Incontrare lei e quel suo sguardo, che grande consolazione è stata per il tuo cuore, o Gesù. È il volto di tua madre, il suo sguardo, che ci dona la forza nella prova, consolazione nel dolore e la forza di tornare dopo ogni nostro peccato. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tu ci ami, Maria, come Gesù ci ama. 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 Quinta sosta. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. I soldati avvezzi a tale crudeltà non vogliono che tu muoia per via. Il loro compito è portarti fino al luogo del supplizio e lungo la strada sequestrano un padre di famiglia affinché potesse aiutarti a portare la croce fino alla fine. Lungo i secoli accanto a te si sono avvicendati uomini e donne che hanno offerto la loro vita per sostenere il tuo compito di Redentore.
per portare con te quella croce pesante, una malattia, un'ingiustizia subita, una persecuzione per il tuo nome, una sofferenza per la salvezza di un sacerdote o un parente. Grazie a tutti voi, Cirenei, che avete abbracciato la croce con amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Caritas sine modo, Caritas sine modo, Caritas sine modo, Caritas, Caritas sine modo, Caritas sine modo, Caritas sine modo, Caritas. Sesta sosta della Via Crucis. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini. Uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Un gesto di pura compassione e tenerezza femminile sul tuo volto sfigurato dalle percosse e da tanto dolore. Tu stesso che avevi detto che chi avrà dato un solo bicchiere di acqua fresca non avrebbe perduto la sua ricompensa. Ora tu dimostri la tua riconoscenza, lasciando su quel lino impresso il tuo volto regale. Gesù, ogni gesto di tenerezza e amore restituisce al nostro prossimo stanco e oppresso la dignità che il peccato ha sfigurato. Fa che possiamo avvicinarci in punta di piedi ai nostri fratelli, vedendo in ogni loro volto il tuo volto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Padre, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Padre, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Padre, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace.
settima sosta. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. La croce continua a pesare sulle tue spalle. Il camminare è sempre più faticoso. Una spinta ed eccoti di nuovo a terra. La pelle di nuovo si lacera. Il tuo corpo è già tutta una piaga dalla flagellazione. Quanto dolore! Ma non vieni meno, non ti lasci a terra, ti rialzi e lentamente riprendi il cammino. Mi accorgo di quante volte ho gettato la spugna. Mi sono arreso al mio peccato, alla mia cattiva abitudine, di quando ho smesso di lottare contro le mie fragilità e come un vinto sono rimasto a terra. Ti chiedo, Gesù, non di impedirmi di cadere, ma la forza e il coraggio di rialzarmi dopo ogni caduta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Tu sei qui, tu sei qui, tu sei qui, Gesù, tu sei qui, tu sei qui, tu sei qui, Gesù. Sei qui, tu sei qui, tu sei qui, Gesù, tu sei qui, tu sei qui, tu sei qui, Gesù. Ottava sosta. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. È commovente sentire il pianto e il dolore di queste donne. In mezzo a tante urla e rumore, un lamento che ci dice che l'umanità non si è ancora imbestialita completamente, che c'è ancora una speranza di salvezza. Donaci, Gesù, di poter piangere i nostri peccati e i peccati dei nostri cari, perché da questo pianto possa sorgere la luce di una umanità nuova. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'amor di Dio mi possiede, la sua legge è scritta nel mio cuore. L'amor di Dio mi possiede, la mia gioia è la sua volontà.
L'amor di Dio mi possiede, la sua legge è scritta nel mio cuore. L'amor di Dio mi possiede, la mia gioia è la sua volontà. Non assosta. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Ancora una volta la debolezza della natura umana che hai assunto nell'incarnazione ti fa cadere a terra. Quella maledizione del peccato che tu ti sei caricato sulle spalle per la nostra redenzione è un peso insopportabile. E di nuovo il tuo volto e il tuo petto sbatte sulla durezza delle pietre della strada. Noi invece, ingannati dalle menzogne di Satana, sembra che ci stiamo bene con il peccato. Lo cerchiamo e anche se proviamo disgusto e orrore, ricadiamo nuovamente nella sua rete. Dacci, Gesù, di provare ripulsa per il male e donaci una decisione ferma per la santità. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Misericordias Domini in eternum cantabo. Misericordias Domini in eternum cantabo. Misericordias Domini. Decima sosta. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna. Costui è Gesù, il re dei Giudei. Prima di crocifiggerti, ti vogliono infliggere un'ultima umiliazione, spogliarti delle tue vesti e mostrarti così alla folla, oramai al culmine di quel delirio collettivo indotto dalle manovre di chi ti voleva eliminare dalla faccia della terra, pensando così di non aver più a che fare con il tuo volto. Quanti modi ci sono per umiliare, rendere insignificante una persona. Per interessi egoistici e di interesse economico si arriva ad annientarla nella sua mente, nel suo corpo. Uomini, bambini, donne, sfruttate e usate come merce, private della grazia e della loro umanità.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Undicesima sosta. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Quei chiodi tengono inchiodati il tuo corpo alla croce, quella croce che il tuo spirito ha abbracciato fin dall'inizio. Dolori tremendi, lancinanti, accolti senza nessun moto di ribellione o di violenza. Solo l'amore si manifesta da ogni ferita. Sì, anch'io sono stato un chiodo doloroso che si è infilato nella tua carne, un chiodo che ti ha procurato dolore, ma tu per me hai avuto solo sguardi di amore. Intenerisci il mio cuore, Gesù, aprilo all'amore, che ogni giorno io possa diventare amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per croce et passionem Tua, libera-nos, Domine, libera-nos, Domine, libera-nos, Domine, Domine, libera-nos, Domine, libera-nos, Domine, libera-nos, Domine, Domine. Dodicesima sosta. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Verso le tre Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Un ultimo grido d'amore si eleva dalla croce, un grido che vuole raggiungere il cuore di ogni uomo per riportarlo al Padre, che attende ogni suo figlio, che non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. È per amore, solo per amore, il mio restare su questa croce. È per amore, solo per amore, il mio soffrire su questa croce. È per amore, solo per amore, il mio restare su questa croce. È per amore, solo per amore, il mio soffrire su questa croce. Tredicesima sosta. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Sei lì, o madre, e a te che poco prima ti è stato affidato dal Redentore il compito di essere madre dell'umanità. Ora ricevi il corpo del tuo figlio schiodato dalla croce, morto per dare la vita eterna a coloro che avrebbero creduto in lui. Madre addolorata, guarda con occhi di misericordia e fa che non dimentichiamo quanto è stato caro il prezzo del nostro riscatto per strapparci dalla dannazione eterna. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salvami, Gesù, ti prego, salvami. Il tuo sangue grida verso me. Io ti salverò morendo su una croce. Salvami, Gesù, ti prego, salvami. Il tuo sangue grida verso me. Io ti salverò morendo su una croce. Quattordicesima sosta. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Un gesto di pietà. Giuseppe cede il suo sepolcro perché il tuo corpo vi possa essere deposto in attesa del terzo giorno. Tanti tuoi discepoli ancora oggi non vedono la luce della risurrezione nella loro vita,
presi da mille preoccupazioni e affannati, si è dimenticato il cielo, si è dimenticato il vero motivo del nostro vivere. Madre della speranza, accendi nel nostro cuore la lampada della fede e vigila perché essa non abbia a spegnersi mai. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che gioia immensa sentirsi profondamente amati. Che gioia immensa sentirsi voluti ed apprezzati. È amore folle. Che gioia immensa sentirsi profondamente amati. Che gioia immensa sentirsi voluti ed apprezzati. È amore folle. Gesù, il ricordo della tua passione si imprima in modo indelebile nel nostro cuore e nella nostra mente, perché tutta la nostra vita ne venga trasformata, per poter essere uomini e donne dal cuore grande, pronti a dare testimonianza della speranza che arde dentro di noi, liberi dalla schiavitù del peccato e coraggiosi testimoni del tuo amore. Amen. Amen. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. La Via Crucis è una via pratica che mira a cambiare il cuore perché ci mette a contatto con il cuore di Gesù, quel cuore che ci ha tanto amato, e ci mette a contatto con la sua passione, i suoi dolori, ma anche la sua speranza di salvare ogni anima. Preghiamola sempre con fede e da questo luogo benedetto di Tagliavia, il Signore raggiunga i vostri cuori, le vostre famiglie, ogni vostro desiderio, ecco, sia illuminato dalla croce di Gesù.